Attenzione! Si pregano i signori visitatori di avvicinarsi all'uscita. Il museo sta chiudendo. Mesdames et messieurs, le musée va bientôt fermer ses portes. Lorenzo, Andrea, Taddeo, svegliatevi! Venite fuori! Anche oggi sono usciti tutti i visitatori. In silenzio e non urlando come gli studenti delle belle arti che qui si facevano le ossa nel tempo che fu. Eccoci qua, Michelangelo! Eccoci qua! Anche oggi tutti hanno ammirato solo il tuo Davide ai prigioni. Sì, pare che vengono da tutto il globo terracqueo solo per lui. Ma via, ragazzi, lo sapete benissimo. Io sono qui grazie a voi che avete fatto diventare bella, ricca e potente Firenze prima del Rinascimento. Io ho solo avuto la fortuna di nascere nel secolo più florido per i mecenati, i Medici. Sapete bene che ho sempre ammirato i vostri trittici e le pale d'altare. I fondi oro facevano brillare la mia fantasia. Già, per fortuna è grazie a un museo come questo che le nostre opere possono essere ancora ammirate. Hanno rischiato di essere dimenticate nelle cantine, all'epoca delle soppressioni degli ordini religiosi e delle chiese minori. Pensate, sarebbero ammuffite lì. E io sono felice di ciò, e di essere in compagnia di voi, miei compagni d'arte. Beh, che dire. Io invece sono famoso perché ho invaso il pianeta di poster e cartolini con i miei quadri. E pensare che per molti secoli dopo la mia dipartita ero caduto nel dimenticatoio. Non è vero, Michelangelo? Per dirci bacco, tu hai proprio ragione. E pensare che proprio voi della vostra generazione siete stati i miei maestri di arte e di vita. Beh, sembra ieri che venivi nella mia bottega a imparare a impastare le terre con quel capo pieno di riccioli. Poi presto hai sorpassato di lunga me, che sono stato il tuo maestro. Ma ne sono fiero, te lo sei meritato. Che ne dite se per il nostro patrono, San Luca, non organizziamo una festa? Musica, banchetti, ghirlande di fiori, tante belle fanciulle. Ehi, io posso fare un bel gioco di luci, colori pastello, effetto stroboscopico, tutto sulle pareti. Ricchi drappeggi, tendaggi, siparietti, ci penso io. E allora io farò gli addobbi floreali. Con i miei compagni possiamo portarvi i nostri angioletti musicanti. O saranno un po' fuori moda. Bravi ragazzi e bravo Sandro, così mi piacete. E poi a me la musica è sempre piaciuta, come quella di chitarroni, flauti e viole d'amore che ascoltavo nelle varie corti qua e là. Ma aspettate che chiamo Antonio e Bartolomeo. Antonio, Bartolomeo, suonateci qualcosa. Cari amici delle arti visive, le vostre muse hanno danzato per 3 secoli con i miei raffinati violini. Stimato fui come grande liutaio e conosciuto da re e regine. Che faccio? Intono un minuetto o una gabotta? Signori miei, non per vantarmi, ma ho il privilegio di aver inventato la più rivoluzionaria macchina sonora che con dei martelli percuote le corde, riproducendo le 7 note in 4 ottave. L'antenato del famoso pianoforte. Ma davvero anche tu usi i martelli nella tua arte? Non solo noi scultori. Chi ha parlato di scultori e di martelli? Ah, Michelangelo, scusa se arrivo in ritardo. Del resto nacqui a 6 dopo tutti voi. E ora dimoro qui con i miei modelli in gesso. A proposito, potrei dire alle mie modelle di dilettarci nell'arte tersicorea. E allora, amici, che festa sia! Che bella festa! So lovely! Finalmente! Ora! Mio caro Lorenzo, forse non ti ho mai ringraziato abbastanza per aver avuto l'idea di far mettere il mio David al riparo dalle intemperie, qui, quando eri professore di scultura all'Accademia di Belle Arti.
sei un vero amico. Damigella, mi concedi questo ballo? Volentieri. Oh, che bella festa.